Antonio Limongi, il responsabile del palaghiaccio qua al Palumbo. Com'è andata questa stagione? Diciamo, non ci possiamo lamentare, poteva andare meglio, però è andata bene così. Quindi è un po' di presente, se c'era più neve probabilmente sarebbe stata più gente, però comunque, ripeto, io non mi posso lamentare. Quindi va bene, va benissimo così. Questa struttura come è fatta? Come viene impostata? Allora, qui sotto, quando è tutta la superficie ghiacciata, c'è un circuito a pettine che dentro circola antigelo, viene raffreddato da un enorme frigorifero che è posto all'esterno, e questo antigelo viene raffreddato a meno 12 e l'acqua ghiaccia per contatto. Quello che noi vediamo è tutta acqua, è uno strato di acqua ghiacciata. Per formarlo ci vogliono sulle 36 ore non stop, dopodiché basta mantenerlo, comunque il frigorifero rimane sempre acceso. Adesso a fine stagione, ormai è quasi fine, quindi prevediamo che domenica 12 sia l'ultimo giorno, si toglie il ghiaccio e questa verrà trasformata in una pista di pattinaggio a rotelle in linea, dove faremo anche delle belle escursioni per strada, molto divertenti, andiamo intorno al lago, facciamo passeggiate lunghe anche 20-30 km. La tua passione per il ghiaccio da dove parte? La mia passione per il ghiaccio nasce da molto lontano, da premettere che nessuno nella mia famiglia ha mai messo un paio di pattini, però comunque io ho una lunghissima esperienza, ho avuto esperienze come giocatore di hockey a livello internazionale, ho ideato diverse discipline sportive, tra cui basket su ghiaccio. La FIBOI, Federazione Italiana Basket su Ghiaccio, è stata fondata da me ormai nel 95, quindi sono parecchio, sono quasi 30 anni. È un'attività molto frequentata, non tanto in Italia, ma all'estero, molto praticata. Il basket su ghiaccio, poi abbiamo il tennis, ci abbiamo la velocità in un circuito con i pattini, dove si raggiungono punti di 140-160 orari. È un po' tipo il MotoGP o la Formula 1, partono su una griglia di partenza, logicamente ci sono vari tipi di gare, dalla 2,5 km che è la più breve fino alla 310 km che è l'equivalente di un percorso di Formula 1, di una gara di Formula 1, che i più bravi la percorrono in 10-12 ore. Oltre ad essere una passione, è anche una missione verso il sociale, verso le persone in difficoltà. Sì, esatto. Diciamo che negli ultimi 30 anni mi sono specializzato in apprestato il sociale, facendo pattinare le persone diversamente abili. Io le chiamo persone speciali perché parliamo di sindrome di autismo, down, ipovedenti, non vedenti, iperattivi. Quindi sono tutte persone che hanno comunque dei disagi, e io finora l'ho fatti pattinare tutti, e con l'occasione saluto Tonino Lupino di Sapri, che è un suo vostro collega, che ha creduto molto in questa iniziativa, dove nel 2018 abbiamo fatto pattinare moltissime persone, è stata diversamente abile, è stata veramente un'esperienza bella, che adesso ogni anno mi porta in giro per due mesi il mondo a mostrare, quindi a formare personale per come far pattinare sia sul ghiaccio sia sulle rotelle queste persone diversamente ma speciali. Grazie, allora appuntamento al prossimo weekend e poi per la stagione estiva qua al Palumbo. Sì, il prossimo weekend è l'ultimo con il ghiaccio, però diciamo che forse per Pasqua già apriremo con i pattini a rotelle in linea e andremo avanti fino a tutti i fine settimana, fino ai primi di giugno. Dopodiché io mi assento per un mese, in quanto mi occupo anche delle piste mobili di pattinaggio ghiaccio, quindi sono già impegnato per i vari sopralluoghi, e ritorno qui metà luglio e andiamo avanti fino a metà settembre circa.